Mai banali le iniziative per ricordare Don Peppe Diana, Gianni Augello. Sarà intitolata Don Peppino Diana, una sala del Museo MAMT di Napoli. Oggetti, video e documenti del sacerdote assassinato dalla camorra e di cui ricorre il ventennale avranno un loro spazio all'interno dell'area espositiva di Piazza Municipio. Ai familiari di Don Diana, Michele Capasso, presidente della fondazione, ha consegnato anche il premio Mediterraneo, una riproduzione del Totem della Pace. Commemorare Don Diana significa celebrare il bene comune e soprattutto l'amore per il popolo. Riconoscimento della fondazione anche a Furore, comune della costiera amalfitana e all'isola di Procida. La vela che è rappresentata dal totem della pace è la vela che ha permesso a noi procidani di solcare i mari del mondo e di portare conoscenza e cultura. Un simbolo, quello del totem creato da Mario Molinari, che la Fondazione Mediterraneo sta distribuendo nel mondo con l'obiettivo di creare una rete di città della pace. Questo premio è significativo perché l'esempio di Don Diana, che ha sacrificato la vita per amore del suo popolo, è molto importante.